Ciao a tutti, allora, nuovo video che finalmente riesco a girare, sono contentissima, sono stata veramente impegnata queste ultime 2 settimane, soprattutto in termini lavorativi, diciamo, perché quest'estate, insomma, dopo la laurea, ho deciso di tentare il concorso per entrare al dottorato in università. Ebbene, vi posso dire che sono entrata, quindi per i prossimi 3 anni sarò una dottoranda del Dipartimento di Nutrizione dell'Università di Milano e questa è la mia occupazione, insomma, come si può dire, non mi vengono già le parole perché non giro video da troppo tempo e questo è un video importantissimo, quindi siamo messe benissimo. Diciamo che la mia, cioè il mio vero lavoro, le perline, sono un hobby. Questo hobby però mi ha portato veramente innanzitutto a conoscere delle persone fantastiche, in primis il mio gruppetto di amiche che saluto, anche se non ci vediamo da un po' adesso perché ovviamente ci sono state le vacanze di mezzo, ma mi ha portato anche a realizzare delle esperienze. Quella dell'anno scorso sicuramente credo sia stata la più importante, e cioè ho partecipato come corsista alla fiera Hobby Show di Milano, allo stand di Brillanti Creazioni, oh Madonna, niente, ce la faccio, ma non ho voglia di rifarlo, quindi anch'io come Nunzia vado a fiumi di parole, vi dovete servire le mie gaffe, vabbè, insomma è la proprietaria, ecco, la proprietaria del negozio Brillanti Creazioni. Mi ha dato questa immensa opportunità. L'anno scorso devo dire che veramente per me è stata unica come esperienza, ma proprio a livello personale, perché ho conosciuto tantissime persone e mi ha veramente arricchito poter insegnare queste piccole cose, perché alla fine si tratta di piccolezze, ma che riempiono davvero il cuore. Cioè io tornavo a casa felicissima perché davvero queste persone erano contente di imparare da me qualcosa. Quindi io sono stata contentissima, ho ringraziato Mary e la ringrazierò per sempre per avermi dato questa opportunità e la ringrazio ancora di più perché quest'anno si ripresenta questa occasione, non più alla fiera di Milano perché Mary ha deciso di andare a Bergamo quest'anno e io in realtà sono felicissima di questa cosa perché a Bergamo non ci sono mai stata in tutti questi anni, non ne ho mai avuto l'opportunità perché comunque essendo di Milano, io abito in provincia di Milano, mi era molto più comodo andare alla fiera Hobby Show di Milano piuttosto che andare a Bergamo, che comunque devo prendere un treno, insomma ci metto più tempo. Cosa succede? Che quest'anno sarò ancora appunto allo stand come corsista, solamente però, ecco questo è importantissimo, domenica 4 ottobre. Questo perché? Perché il venerdì e il sabato frequento un master e tra l'altro l'ultimo weekend la sfiga ha voluto che coincidesse con la fiera e quindi non posso assolutamente perdere i giorni, per cui venerdì e sabato sicuramente non sarò in fiera, mentre giovedì 1 ottobre è ancora in forse. Ve lo farò sapere ovviamente al più presto e magari lo scriverò anche ovviamente sotto questo video. Quello che è sicuro è che ci sarò domenica 4 ottobre tutto il giorno allo stand di Brillanti Creazioni. Ora vi lascerò tutti i link nel box informazioni qui sotto relativi alla fiera, quindi la fiera è Creattiva di Bergamo, così andate sul sito della fiera, potete scaricare i biglietti, credo, forse no perché sono a pagamento, non so se bisogna farli direttamente lì o si possono acquistare anche online. Comunque tutte le varie informazioni su come raggiungere la fiera, quali stand ci sono, di cosa si tratta, sono qui sotto nel box informazioni. In questo video voglio spiegarvi e farvi vedere soprattutto i progetti che porterò con me in fiera. Non sono tantissimi, sono 8 progetti, di cui di tutti questi 8 realizzerò gli schemi. Di alcuni li ho già fatti, sono già pronti, altri invece li devo ancora terminare e li terminerò in questi giorni prima della fiera. 4 schemi sono quindi la metà sia in inglese che in italiano, gli altri 4 invece per motivi di tempo li preparerò solo in italiano. Alcuni sono già conosciuti perché li avevo fatti a luglio praticamente e sono degli schemi che avevo portato anche l'anno scorso, cioè degli schemi, dei progetti che avevo portato l'anno scorso in fiera. Quindi
quindi ve li ripropongo anche quest'anno perché sono quelli che sono andati per la maggiore. E poi ne ho fatti ovviamente di nuovi che vi voglio mostrare. Vi dico già che, insomma, per sapere nel dettaglio cosa sono i corsi, come funziona, potete scrivermi in privato sia per email che su Facebook direttamente, tanto lascio tutti i miei contatti sempre nel box informazioni. La cosa bella secondo me quest'anno è che tra me e Nunzia, che tutti conoscerete, l'altra appunto ragazza corsista di Brillanti Creazioni, c'è una sorta di scambio, nel senso che le sue creazioni, che adesso sono in mano di Mari, verranno a Bergamo, quindi potrete vederle dal vivo e decidere di acquistare lo schema. Stessa cosa succederà con le mie creazioni. Le mie creazioni andranno a Napoli e quindi anche lì le ragazze di Napoli potranno vedere i progetti dal vivo e decidere se acquistare o meno lo schema. Per chi non avrà la possibilità di venire in fiera, gli schemi sono in PDF, quindi potete contattarmi direttamente e potete acquistarli. La cosa bella ovviamente è che se venite in fiera potete decidere se comprare lo schema oppure se fare il corso. Ovviamente dovrete avere tempo, per cui se qualcuno di voi già sa che domenica sarà in fiera e vuole fare un corso con me, magari mi scrive in privato così ci mettiamo già d'accordo per l'orario. Io sarò lì tutto il giorno, però capite bene che se già so di avere alcune persone che vogliono fare un certo tipo di progetto, ci mettiamo d'accordo per un orario e quindi è anche più semplice gestire tutto quanto. Ovviamente per chi acquisterà gli schemi potrà decidere di acquistare lì i materiali e quindi io sarò ben contenta di consigliarvi sui colori, i materiali che vi servono, eccetera. Ok, dopo questa spatafiata di 6 minuti direi che posso passare a farvi vedere i progetti. Il primo è quello che ho in mano, che ovviamente cioè, per chi mi segue lo conoscete già, è il ciondolo Persefone, di cui avevo già realizzato lo schema a luglio, l'avevo portato l'anno scorso in fiera e quindi ho deciso di riproporvelo. È un semplice ciondolo, io l'ho realizzato per ora in queste 3 colorazioni, ma non escludo di farlo in altre colorazioni. Un ciondolo a forma di fiore, molto portabile secondo me, in realtà, per quanto sia sicuramente d'effetto, poi dipende tutto anche dai colori. È per questo motivo che cerco di realizzare quanti più campioni possibili dei progetti che porto, per farvi vedere come cambia l'effetto. Quindi questo è il primo e lo schema è sia in italiano che in inglese. Poi l'altra vecchia conoscenza è questo qui, che è il ciondolo Clio, che può essere, vedete, montato proprio come ciondolino piccolino. Questa volta il rivoli è da 12 mm, oppure può essere anche montato in questo modo all'interno di una collana. In questo caso ho fatto una collana simmetrica, che devo dire questo inverno ho indossato spessissimo sui vestiti neri, soprattutto di sera, e questo è il modulino all'interno. Quindi questo è l'altro e vado veloce perché lo conoscete già. L'altra vecchia conoscenza sono questi camei, eccoli qua, sono incastonati a peyote. Questo qui è il primo, poi c'è anche questo. Quindi di questi sto realizzando lo schema, non sarà un corso perché sinceramente fare un corso di peyote è troppo lungo, cioè ho visto anche l'anno scorso che era impossibile farlo in poco tempo, per cui chi è interessato allo schema potrà appunto visionare i cammei piuttosto che decidere di acquistarlo, insomma di decidere di acquistare lo schema. E ho fatto anche quest'altro modello, che è il mio preferito. Ecco qua. Sempre per i cammei ho deciso di proporre anche un'altra incastonatura che fosse molto più semplice e soprattutto molto più veloce. Si tratta dell'incastonatura Netted. Questo qui è per ora l'unico prototipo che ho fatto, ma ne ho già pronti altri, insomma i materiali sono pronti per farne altri. Quindi si tratta di un'incastonatura Netted. Ho pensato fosse una buona idea per proporre questo tipo di incastonatura, che a me piace tantissimo perché è veramente molto efficace, cioè in poco tempo e con materiali che di solito le perlinatrici hanno tutte si riesce a realizzare qualcosa di bello. Quindi ho voluto proporre questo tipo di incastonatura qui con cipollotti e rocais. Questo è il retro e poi ovviamente ci ho messo anche la goccia, quindi è una lavorazione simmetrica praticamente da queste parti.
E niente, questi sono i due tipi di incastonatura per camei. Poi passiamo agli altri progetti nuovi, proprio nuovi, nuovi, nuovi. Il primo che vi faccio vedere è questo qui. Eccolo qua, che bello che è in video, rende molto più che in foto, devo dire la verità. È il ciondolo Giunone. Questo qui è stato il primo progetto che ho ideato nuovo per la fiera e devo dire che sono stata contenta perché volevo realizzare qualcosa di non troppo difficile, quindi in realtà sono pochi passaggi, però ha un effetto, ha un impatto molto forte perché il ciondolo è bello grande, soprattutto è spesso. Perché ho utilizzato i cipollotti della misura più grande, quindi molto, questi qui sono da 10x8 mm. Molto spesso troviamo schemi appunto in cui si utilizzano i cipollotti più piccoli. Invece volevo fare qualcosa proprio con questi qua grandi, quindi niente, è un ciondolo sempre cipollotti, ci sono anche cipollotti 3x4 mm, super duo e rivoli Swarovski da 14 mm. Quindi un ciondolo abbastanza particolare, molto luminoso perché il rivoli rimane molto scoperto, quindi si vede tanto ed è una cosa che mi piace perché essendo un componente Swarovski non voglio quasi mai coprirli, ma voglio che si vedano. E niente, si fa tutto questo disegno, poi si fa anche il retro così. Questo appunto è il retro e di questo ho già pronto lo schema sia in italiano che in inglese. Vi faccio vedere altri due prototipi, questo qui sul bianco, il verde smeraldo e il dorato praticamente. Infatti il rivoli Swarovski centrale è un emerald e l'ho montato in maniera diversa perché qui ho messo un cavetto d'acciaio con perline e poi un pezzetto di catena. Ed eccolo qua. L'altro e ultimo giunone per il momento, ma credo che ne farò un altro, è questo qui sui toni dell'ambra. Quindi i cipollotti grandi sono color ambra, questo qui infatti è il retro. E invece le perline, le rocaille 110 sono su un color beige opaco che quindi crea questo forte contrasto con soprattutto il rivoli centrale. Ed eccolo qui, e questo era Giunone. Poi i ciondoli sono finiti. Ho fatto invece dunque tre paia d'orecchini. Allora, i primi che vi mostro sono questi, che sono gli orecchini Cara, in cui appunto ho voluto richiamare diciamo una delle forme che si usa più spesso con le super duo, sia quella romboidale. In realtà questa è una lavorazione proprio classica, cioè la tipica lavorazione in tessitura con super duo e cipollotti da 3x4 mm, 6x4 mm, questi qui beige più grandi, e delle rocaille 110. Quindi la lavorazione è proprio per chi secondo me anche vuole cominciare, si avvicina a questo mondo di perline. Perché appunto molto spesso chi fa i corsi, ho visto anche l'anno scorso, magari è gente che non ha mai preso un ago in mano e che non sa neanche cosa sono le rocaille, cosa sono le dilica. Quindi secondo me in questo modo in un'oretta più o meno si riesce a portare a casa qualcosa senza troppo impegno, insomma, secondo, e si può spiegare la base di una tecnica, quindi per questo ho voluto portare questi orecchini. Ci ho aggiunto anche le mie amate gocce in mezzo cristallo perché io negli orecchini adoro l'effetto allungato, quindi solo il rombo non mi piaceva. E questi sono il primo paio che ho fatto. E ho realizzato anche un'altra versione un po' particolare, soprattutto come colori, ma ho voluto osare un po' di più. Quindi ho creato questi con questo arancione fosforescente, delle super duo sul salmone rosa e altri cipollotti più piccoli color ametista. Sotto non avevo una goccia dello stesso colore, quindi ho preferito mettere questi cipollotti qui più grandi, creare un altro tipo di pendente. Eccoli qua. Per ora ho realizzato solo questi due prototipi, ma sicuramente ne farò almeno un terzo. Diciamo che la mia idea è portare almeno tre tipologie dello stesso progetto, appunto per il motivo che spiegavo prima, insomma, per far vedere quante più versioni.
Poi, no, non penultimo progetto, forse qualcuna se li ricorda questi perché li avevo mostrati tempo fa. Questi qui sono un mio vecchio progetto, li avevo realizzati per indossarli a una festa di compleanno e visto che il progetto comunque mi piaceva tantissimo, ho deciso di farci lo schema. Quindi ho realizzato anche questo paio qua, che come colori forse, cioè, non so quale scegliere, mi piacciono tutti e due i modelli tantissimo. Si tratta appunto di un'incastonatura con Super Duo, Swarovski, dietro invece c'è tutto questo perimetro di cipollotti e poi questa decorazione con rocaille 15-0. Sembra difficile, ma in realtà sono veramente pochi passaggi, quindi anche questo qui poca fatica e massima resa. A me pare così, cioè a me piacciono tantissimo perché comunque il Rivoli rimane bello bello in vista, quindi questa cosa mi piace. Ovviamente come tipo di lavorazione è abbastanza classica, quindi niente di particolare, perché adesso se ne vedono tante di lavorazioni così a cerchio, insomma di forma rotonda, però comunque è un po' diversa come effetto, insomma, quindi spero che possa piacere. Anche di questo invece ho fatto lo schema sia in italiano che in inglese, quindi è già pronto questo. E farò sicuramente un altro modello. Gli ultimi che vi mostro sono gli ultimi che ho realizzato e che mi piacciono tantissimo, forse sono quelli che mi hanno soddisfatto di più. E sono questi qua, gli orecchini Corinna. Questi mi piacciono perché, non so, ditemi voi se è una mia impressione, ma mi sembrano qualcosa di diverso, quindi come tipo di incastonatura sono completamente diverse da quelle che vi ho già mostrato, sempre con Super Duo e Rocaille, ma in maniera diversa, quindi già l'incastonatura è diversa. E poi soprattutto la forma, che è romboidale, anche questa abbastanza tridimensionale. Volendo si possono abbellire o comunque modificare a piacimento mettendo sotto una goccia, un pendente per renderli più appariscenti. Diciamo che così si possono indossare sempre, cioè almeno io li metterei anche durante il giorno. Questi qui sono sull'azzurro, ci vogliono Rivoli da 12 mm, Super Duo e Cipollotti 6x4 mm, ovviamente Rocaille 11-0. Questa è la prima versione, il nome me l'ha suggerito Federica, che saluto, Corinna, e li ho realizzati anche in verde. Arrivo, eccoli qua. Realizzando questi mi sono resa conto che le rocaille che vanno bene sono le Miyuki, non le Toko perché le Toko sono leggermente più grandi e quindi occupano più spazio, soprattutto nel centrale dell'incastonatura. Se si fa con le Toko il Rivoli balla, invece con le Miyuki rimane perfetto, proprio incastrato e non si muove. Per cui questo è un accorgimento che scriverò nello schema. Di questo lo schema non l'ho ancora fatto, proprio perché è stato l'ultimo lavoro che ho realizzato, ma lo farò al più presto. Io ho finito, penso di averli detti tutti e spero che vi siano piaciuti. Per qualsiasi domanda sugli schemi, progetti, la fiera, i costi, eccetera, scrivetemi che vi rispondo appena possibile. Io torno al lavoro perché devo preparare ancora un sacco di cose. È vero che la fiera è domenica prossima, non questa, ma sono parecchio impegnata e quindi spero di riuscire, insomma, nell'impresa. Io poi caricherò anche in un album tutte le foto di tutti gli schemi, tutti i progetti, quindi guardatelo, ve lo lascio nel box informazioni. E niente, vi saluto e vi aspetto ovviamente alla fiera. Ciao a tutti!